Eccoci di nuovo qua, sempre io, Martina, il gatto, eccolo, Atena. Secondo appuntamento, oggi vi faccio vedere altri esercizi per continuare ad allenarvi a casa. Iniziamo a scaldarci un pochino le spalle, gomiti alti, pazza, oggi è pazza. Gomiti alti, schiaccio le scapole, braccia piegate, braccia tese. Schiacciate bene le scapole. E resto indietro, solo dietro. Ok, da qua. Alzo le gambe. Resto giù. Vado un po' a destra e un po' a sinistra, scaldo bene il bacino, i quadricipiti e spalle destra, sinistra, bene. Sempre tenendo giù il bacino. Ok, passiamo alle cose serie. Da qua. Allora, dobbiamo avere un pochino di spazio, ok? Parto a piedi uniti, mani a terra, cammino avanti fino ad arrivare in una plank. Da qua ho una flessione e spingendo con i piedi vado in uno squat e risalgo, chiudo e di nuovo. Ok? E ripeto, prendo il tappetino, un po' di addominali, aspettate, vicino al pavimento, chiudete bene lo stomaco e gli addominali. Questo è uno, da qua, mani dietro la nuca, gomito opposto al ginocchio e si alternano. Ok. Gambe giù, vanno a incrociarsi, destro sopra, sinistro sopra, incrocio, e a salire, e scendo, salgo, scendo. Sedia. Da qua abbiamo, anzi, lo giriamo così. Ci sediamo. Mi siedo, ok? E sto in tenuta. Come a terra e piego e stendo.
Ok. Ora la mettiamo così davvero. Da qua devo fare dei balzi da una parte all'altra della sedia, ok? Rimanendo sempre in squat. Ascoltatemi bene. La mano dalla parte dello schienale va sulla seduta. Da qua lo stesso piede fa un jump e va dall'altra parte. E arrivo in squat. Cambio mano, piede della mano appoggiata, qua. E squat, squat. Oh mamma. Squat. Mi stavo arroccando. Ok, per un minuto, gli ultimi 10 secondi, si va a tuono, velocissimi. That's it. Ok, sempre un po' di riscaldamento. Cioè di stretching. Oh. Un pochino di stretching. Tiro. Gomito indietro. Gomito laterale. Cambio lato. Gomito dietro. Senza aver bisogno di uscire, andare nei parchi o andare nelle palestre. L'allenamento che vi voglio proporre oggi è composto da due parti, una prima parte che è una parte maggiormente di forza e una seconda parte che invece è maggiormente cardiovascolare, quindi aerobica. I lavori che vi sto proponendo si possono ovviamente adattare a tutti quelli che sono i vostri livelli di forma, quindi se siete principianti o siete neofiti potete tranquillamente eseguire delle esecuzioni più moderate che andremo a spiegare nel corso del video, mentre se siete maggiormente performanti potete tranquillamente eseguire le esecuzioni che stiamo andando a vedere direttamente negli esercizi. Il lavoro di forza consiste in 20 o 30 secondi di lavoro per ogni esercizio. Io vi ho proposto tre esercizi in modo tale da andare a alternare uno su parte bassa, uno su parte alta e uno sull'addome, quindi sulla zona centrale. Il numero di volte che dovete ripetere questo circuito lo scegliete voi in base al vostro stato di forma. Quindi se siete principianti lo eseguiremo 2-3 volte, se siete avanzati lo eseguiremo 5-6 volte.
la variante normale e con le ginocchia distese, la variante invece principiante con le ginocchia piegate, servono per lavorare quello che è il distretto superiore, quindi petto, spalle, braccia. Il secondo esercizio, i plank, possiamo scegliere di appoggiare le ginocchia oppure non appoggiarle. L'importante è che lavoriamo bene sulla zona addominale mantenendo la schiena dura e stabile senza inarcarla. Il nostro terzo esercizio invece è il wall sit e il livello di intensità lo decidiamo in relazione a quanto scendiamo con il nostro sedere. Consiste semplicemente nel stare seduti con la schiena appoggiata al muro. Terminato il lavoro di forza possiamo procedere invece col secondo lavoro, che è il lavoro cardiovascolare. Dovete fare il maggior numero di giri in un tempo definito, in questo caso lo abbiamo definito 15 minuti, quindi in 15 minuti dovete fare il maggior numero di giri di 30 ripetizioni di jumping jack, 20 ripetizioni di mountain climber e 10 ripetizioni di ground to overhead. In questo caso vedrete, lo proponiamo con una cassa d'acqua, potete scegliere di utilizzare una borsa piuttosto che un qualsiasi peso. Esercizio molto semplice, cerchiamo di eseguirlo bene con un movimento molto ampio. Mountain climber, cerchiamo di mantenere il mento oltre le nostre mani, quindi non qua sopra ma oltre le nostre mani, in modo tale da utilizzare bene anche le nostre spalle e la nostra spinta. Mentre invece nel ground to overhead manteniamo la schiena dritta, in modo tale da controllare sempre la nostra zona lombare. Una volta terminato il lavoro aerobico, possiamo procedere con lo stretching per completare la nostra sessione di allenamento. Le posizioni che sono state viste nello stretching per 30-40 secondi, per poi passare a quella successiva. E volendo potete anche ripeterlo per più volte. Terminata la nostra fase di stretching, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!